Ah, no, bene, la partita, signori, è iniziata adesso. Comunque, ciao a tutti, ragazzi, sono Epidripper e bentornati in questo nuovo episodio del Road to Commander. Mi sono messo il Rampart involontariamente. E quest'oggi, appunto, visto che nello scorso episodio abbiamo sbloccato il KN, volevo mettermi il KN, soltanto che essendo scemo come sono io, mi sono messo il Rampart per sbaglio. Comunque, d'ora in poi volevo dirvi che vedrete anche altre armi. Anche altre armi. Ho detto non so quante volte altre, ma avete capito. Vedrete anche altre armi, appunto, tra le quali anche mitragliette e principalmente il KN, visto che è la mia arma preferita in assoluto su questo gioco. Al momento, poi devo vedere se cambierò i miei gusti col passare del tempo. Lì c'è un granchio, però appunto devo vedere perché veramente il KN mi piace tantissimo e credo che possa essere una delle armi che veramente può essere utilizzata da qualsiasi distanza con una buona precisione, con un buon controllo e veramente lo si riesce a utilizzare senza alcun problema. Adesso, questa è la prima partita del giorno perché ovviamente sono appena tornato a casa e come potete sentire sto finalmente un po' meglio a livello di voce. E aspettate un secondo. Hello! Sapevo che c'era qualche camperino, camperetto qua. Ciao, amico mio. Comunque, il Rampart, come potete vedere, è sempre fortissimo, sempre la solita arma, non cambia mai. Fortunatamente, anche perché se cambiasse così da un giorno all'altro sarebbe un po' un problema. Non puoi farli drop su questo gioco, li hanno un po' nerfati. Andiamocene via di qua che, compagno, salvami, ti supplico. Grazie mille, compagno. Se sono vivo è grazie a te. Ringraziamo lì a Eles, come cacchio si chiama, per averci salvato, perché se siamo vivi grazie a lui. Comunque, questa partita è già iniziata, ovviamente poi ne faremo un'altra dopo, perché mi conoscete, sapete che mi piace fare più partite. E volevo dirvi che a breve, signori, farò anche dell'open lobby. Qua non mi piace stare tantissimo, devo essere onesto. E anche perché qua ce n'è uno che adesso arriva. No, me l'ha tolto giù il compagno. No, andiamocene da qua che non è proprio una bella zona dove stare. Sto dicendo, torneranno le open lobby tra poco. Se volete inviarmi richiesta amico su apt-bassomot potete farlo intanto, visto che comunque accetto le richieste amicizia su quell'account. Qua c'è qualcuno. Sì, dai compagno, prendilo tu. E generalmente volevo dirvi che questi stanno un po' camperando qua intorno. Volevo dirvi che le open lobby torneranno e poi torneranno soprattutto anche le live e magari i video di Funny Moments insieme a voi. Non ho munizioni, sono un cretino. Dammi la tua arma, voglio i soldi. Ok. Vuol dire voglio i soldi. A proposito di soldi, so che hanno messo una modalità. No, quello lì è troppo lontano per sta mitraglietta. So che hanno messo una modalità che se non mi sbaglio si chiama furto. Seeker Furto pronta. si chiama, giusto? Boh, non lo so. Che dovrebbe essere praticamente la modalità di Counter-Strike. Cioè, Counter-Strike veramente si gioca proprio così. Se non mi sbaglio. KN, nice. Dammi sto elicottero, per favore, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Qua c'è un ICR. Prendiamo l'ICR. Io volevo utilizzare il KN. Dai, utilizziamo il KN, visto che è quello che volevo usare e non l'ho preso per sbaglio. Bella sta mimetica. Non so come si sblocca, ma è bella. Credo che si sblocchi semplicemente andando avanti. Comunque, io le cuffie strane, devo averle impostate male quando. Lasciamolo stare. Devo averle impostate male perché ci sento veramente malissimo adesso. Cioè, non ci sento bene come dovrei. Grande elicottero mi fa un po' di uccisione. No, quello lì è là dentro bloccato. Leviamoci subito da qua. Bella squadra, stiamo giocando abbastanza bene. Sto facendo 16-0. Niente, niente male, Cribio. Niente. No, not bad. Tempest pronto a far danni. Lì c'è un po' di gente. Aspettate che li incateniamo. Comunque, oggi alle 14 dovrebbe essere stato caricato il video appunto dove ho utilizzato il Prophet. Fatemi sapere voi se avete già provato il Prophet come vi sembra. Cioè, veramente. Secondo me è fortissimo. Ah, non posso ancora utilizzare lì il coso. No, ho tirato via il Prophet, raga, sono un cretino. Ho tolto il Prophet per sbaglio. Giuro che non volevo farlo. Vabbè, direi che potete immaginare anche voi che non volevo farlo. Grazie, compagno. Però vabbè, fa nulla. Tanto dovevo utilizzare il KN un pochino, dai, almeno così ho l'occasione di utilizzarlo. Non so tra quanto se ne va l'elicottero cecchino, resta qua il più possibile, amico mio, per favore. Ah, ok, cecchini via i fucili. Ottimo, quindi adesso se ne deve andare l'elicottero. Posso chiamare l'altro, vero? No, ovvio che no. Figurati se quando se ne va uno posso chiamare l'altro. Tu che sei lì, muori per favore, grazie, prego, arrivederci. Secondo me ne arriva uno da qua a sinistra. No? No, mi sa che uno Mina arriva, sì. Seeker pronta a far danni. Mina Seeker, vai di qua. Compagno, io non vorrei star qua con te. Non perché mi sta antipatico, figurati. Però al chiuso non è mai bello stare. Andiamocene da qua. Siamo a 44, tra l'altro. La nostra squadra sta giocando abbastanza bene. Brava squadra. Le mie complimentazioni. Una performance eccellente. Questi qua dove sono? Cioè, abbiamo pure la squadra nemica piena contro. Quindi, boh. Magari sta camperando e basta. Stordimento Seeker. Ogni tanto la Seeker ne stordisce due. Non so come sia possibile sta roba. Perché se non mi sbaglio non può stordirne due la Seeker. Però bisogna un po' vedere in generale. Come va? Allora qua c'è un avversario che è stato tirato giù dall'elicottero. Quindi di qua ci dovrebbe essere qualcuno. E qua dentro c'è uno che si è messo le mine mesh. Camperone schifoso. Ora facciamo un regalo ai nostri compagni. Cercando allo stesso tempo di rimanere in vita. Mina mesh distrutta. La chiamiamo sua B anche. La Madonna cosa sta facendo lì? Cosa sta facendo sto cacchio di elicottero? Raga, non mi ha mai fatto così tante uccisioni da quando l'ho
l'ho utilizzato all'inizio gioco. Cioè, la prima volta che l'elicottero mi fa così tante partite. No, sono morto a 26. Sono morto a 26, raga. Sono un cretino del cacchio, potevo starmene lì dietro. Non so se si chiama il nuclear con le serie di punti. So che è possibile chiamarlo con le serie di punti terrene, quindi tipo l'unità, quella lì che va in giro. Non lo so, però come potete vedere sono morto a 26. Mi è già successo parecchie volte anche su PT Moto di morire a 26-27. Dovrei anche aver detto nello scorso episodio, ma fa nulla, chi se ne frega. Tanto questo è il rotto commander, non è rotto con nulla. Siamo qui per divertirci e se riusciamo anche a giocare bene è una roba soltanto in più, è un bonus. Allora, qua dentro mi sa che c'è qualcuno. Molto probabile che ci sia qualcuno. Comunque KN potete vederlo anche voi. Arma che non so se effettivamente è meglio del... Te lo meriti dopo essere stato chiuso lì dentro così. Non so se effettivamente è più forte del... del Rampart, però io mi ci trovo veramente molto molto bene. E soprattutto mi trovo meglio con quest'arma che rispetto con il Rampart. Comunque 28-1, quindi il ratio di 28 per questa prima partita, che era già iniziata e io mi sono messo al Rampart per sbaglio. Quindi partita davvero niente male. Andiamo alla prossima cosa che riusciamo a fare. E soprattutto vediamo se riesco a trovarmi dei buoni accessori per il KN. Nel frattempo ragazzi vi do a lasciare un bel pollice in su per il supporto, iscrivetevi al canale se siete nuovi. E mi raccomando, mandatemi la richiesta amicizia su apt-mod. In futuro potrete mandarmelo anche su questo account. Diciamo che appena finisco il Rotto Commander pulisco un po' la lista amica, così da poter accettare le vostre richieste amicizia. Bene signori, seconda partita. Icebreaker Deathmatch squadre, nella modalità Chaos Deathmatch squadre, che significa che sarà 6 contro 6 di Deathmatch squadre, normalissimo. La mappa non mi dispiace, è una delle poche mappe innevate che mettono subito all'inizio del gioco, che non mi dispiace, quindi sono contento che sia uscita questa mappa. Avrei preferito magari qualcosa come Frequency o comunque Seaside, però va benissimo questa. E non so se è così o meno, ma io non mi ricordo di aver mai giocato Seaside in Deathmatch squadre normale. Poi sicuramente mi sbaglio, però mi sembra di averla giocata soltanto in controllo e una volta in uccisione confermata. Comunque, utilizzeremo il KN, in futuro utilizzeremo anche il Cordite e altre armi. Questo qua c'ha il cecchino dorato, amico mio. Questo qua, Savage Kenji. Veramente hai tutta la mia stima. C'ha il cecchino dorato, guardatelo. Bello anche, tra l'altro. Quindi i miei complimenti se utilizzi già il cecchino adesso. Abbiamo due compagni con già le armi dorate. Questi hanno un po' giocato, evidentemente. Comunque, andiamo un attimino qua. Ovviamente cercherò di concentrarmi sul gioco, così a vedere se riesco a fare qualcosa di decente. Comunque ho provato anche lo Swordfish oltre alla BR sull'account apt-mod. E lo Swordfish, signori, è il mal di gola. Non è il mal di gola, però nel senso è praticamente l'M8. Quindi c'è anche in questo gioco l'M8. Non si chiama più M8, A17, 21, 14, 31, 38. Come cacchio era, non lo so, sto dicendo numeri a caso adesso. Però appunto non si chiama più M8, ma ragazzi sapete che l'M8 c'è ancora ed è forte come nei vecchi COD, se non addirittura più forte. Anzi, a dire verità, perché non ho controllato lo spawn? Perché? Sono un cretino, ecco perché. Stavo dicendo, credo sia anche più forte dei vecchi COD, perché comunque in una raffica e mezza ammazza, ed è una delle armi che i pub stomper più grandi o comunque i tryhardoni consigliano di utilizzare, raccomandano, sto dicendo che è giusta anche come parola. Però appunto, se l'avete già sbloccato vi consiglio di utilizzare, no, perché ho sparato, mai sparare quando non sei sicuro di ucciderli, ok? Qua stavo facendo un dropshot involontariamente. C'ho ancora un posto riflesso qua. Ah, e ragazzi, l'Auger DMR, quest'arma che vedete qua, è un'arma che utilizza anche Teodoro. Per chiunque abbia visto i video di Rainbow Six Siege o comunque i funny moments di COD sa di chi sto parlando, il grande Teodoro, un grandissimo mio amico, è anche una persona molto simpatica e divertente, convincetelo ad aprire il canale. Utilizza quest'arma, appunto, ci ho giocato qualche partita insieme a lui ieri con... aspetta un secondo... con l'account PTMot, e come potete vedere quest'arma, ragazzi, è fortissima, quindi grazie a lui se l'ho scoperto, ho scoperto che effettivamente è così forte. Lui ha già sbloccato tutti gli accessori per quest'arma e ragazzi è fortissima. Mazza in tre colpi, ha una buona cadenza di fuoco, tra l'altro se avete controller moddati, lui per esempio ce n'ha uno, se non mi sbaglio, al Nacon, potete sparare come se fosse un fucile normale, ma anche con un controller normalissimo come il mio, come potete vedere, si riesce ad utilizzare senza problemi e con una buona cadenza di fuoco. Quindi veramente anche questa qua è un'arma abbastanza buona, se non mi sbaglio è il primo fucile tattico che si sblocca, quindi ce l'avete già da subito. No, subito non lo so, però nel senso è una delle prime armi che si sblocca della sezione fucili tattici. Questo non so che giro si sta facendo, ma non sta uscendo da lì, il che mi preoccupa. Qua c'è nessuno. È arrivato il missile Hellstorm. Sto dando che non ha avvisato il commentatore. Mi sono cagato un po' d'osso. Ciao. Hello there. Hello, it's a me, Mario. Qui si risponderanno di qua sicuramente. E abbiamo anche il Tempest tra poco, raga. Bene, 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 bene. Mi piace il Tempest. Allora adesso loro spawneranno di qua, vero? Stiamo facendo 10-1. Niente male. Tempest pronto, vai. Utilizziamolo, vediamo cosa riusciamo a fare. Ma dice la mia Seeker che ne ha bloccato uno, il mio compagno l'ha ucciso, quindi grande compagno. Adesso loro potrebbero arrivare o da qua o da...
o sono pure già lì e sono semplicemente orbo io che non controllo. Vabbè, col Tempest sto facendo molte paperate ultimamente, però l'avete visto appunto nello scorso episodio che è veramente fortissimo. Cioè, dopo quella coda che mi sono fatto semplicemente così, compagno, per favore, aiutami, ti supplico, che non sono un granché. Sto facendo 10-3, eravamo partiti bene. Però dai, continuiamo a usare il KN, che mi devo sbloccare gli accessori per questo, che è veramente è il fucile che per adesso mi piace di più. Allora, adesso loro potrebbero essere spawnati di qua. Qualcuno che arriva... No, qualcuno di qua c'è, sì. Ciao, bellissimo. Qua, nessuno? Non ci credo che non c'è nessuno di qua, dai. Faccio pizza e le vendo gratis. No, magari gratis no, però non ha senso. Venite a trovarmi. C'è nessuno? Non ci credo che non c'è nessuno qua nella zona dei boiler lì, come cazzo che sono. Non mi ricordo mai come si chiamano quegli affari lì. Beh, contenitori, andiamo sul semplice. Ah, beh, si sono proprio chiusi qua dentro questi. Cioè, nel senso, se dobbiamo perdere, perdiamo facendo schifo. Io non posso entrare, che c'è il filo spinato. Vabbè, facciamoci il giro. Non mi piace andarli a prendere, perché di solito non va mai a finire bene quando si va a prendere un avversario. Muori, grazie. Però, nel senso, boh, vediamo cosa dobbiamo fare. Ecco, l'unica roba del... Ah, si sono proprio chiusi dentro, raga, guardate qua. L'unica cosa che non mi piace molto del KN, quest'arma qua che sto usando adesso. Signor, che schifo. Io sono orbo, comunque, perché sono daltonico. Veramente non riesco a vederli benissimo. Però, veramente... La gente, avete visto anche voi come gioco ogni tanto su sto gioco. Vi stavo dicendo, la roba un po' brutta del KN è che rincula un po' ogni tanto. Cioè, ogni tanto prende e decide, toh, voglio rinculare, e allora rincula. Cosa che non ha molto senso, però no. È comunque un'arma forte, quindi ci sta, ci sta. Il nostro compagno lì è 20-0. Dai, Sam, conto su di te, fatti un nuclear. Che io prima non sono riuscito a farmelo, non so nemmeno se sarei stato in grado di farmelo. Grazie, Mina Seeker. L'avevo sentito, ma mi avrebbe ucciso. E appunto sto dicendo, dai, Sam, fatti sto nuclear, fattelo per me. Dedicamelo. Quello lì è appena spawnato, mi spiace averlo ucciso così. Di solito non sponkillo perché è una roba veramente abbastanza infame. Certo, è un modo facile per giocare bene, però non mi piace sponkillare. No, è una roba non giusta che sfrutta una meccanica fatta male del gioco, quindi anche questo appena sono spawnato, mi spiace. Leviamoci da qua che rischio di sponkillare involontariamente. Ecco, se mi metto qua dentro devono entrare prima di sponkillarli. C'è ancora quello lì camperato nell'angolino. Spostati, grazie. Mi fai schifo? No, via. Anzi, no, 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 che via, via, via. Via un corno, via. Fammi fare quest'uccisione qua. Non per forza ucciderlo, ma almeno prenderlo. Bravo. Stai bello seduto. Beh, nessun altro. Chiamiamo l'elicottero. Bella così. Manca poco alla fine della partita, però, nel senso... Ciao. Manca poco alla fine della partita, comunque come potete vedere quando funziona il Tempest è più che buono. Il problema è vedere quando funziona. E quanto sto facendo? Anch'io quello lì 24-1, no, è morto il nostro amico, raga. Quindi niente nuclear, però vabbè, sarebbe finita comunque la partita. Io 26-4, lui 25-1, grande Sam. Veramente grande Sam, veramente, sì. PT Reaper, Prophet, play of the game. Ah, tra l'altro nemmeno quella roba lì col Tempest. Il dropshot ha funzionato in maniera miracolosa, eh. Non doveva funzionare. Comunque, bella tripla anche sul camperone, quindi ci sta. Finita abbastanza bene la partita. Adesso, visto che sono state rapide queste qua, sono state su Chaos Deathmatch a squadre, comunque che come modalità non dura tantissimo, direi di farne un'altra, giusto per vedere come va. E ancora Icebreaker, signori, però stavolta su una partita che deve iniziare. Non capisco il problema di questo gioco con le mappe che ho già giocato, però vabbè, se esce la seconda volta vuol dire che ci devo giocare. Ti prego, fai che almeno ne esca una partita buona, perché se mi ci fai giocare due volte vuol dire che qualcosa deve uscire. Allora, 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 allora. Robe a parte, Prophet voglio utilizzarlo anche questa partita? No, no, non voglio utilizzare Prophet, utilizziamo Seraph. Dai, proviamo Seraph un attimino giusto così per cambiare, che se no utilizzo sempre la stessa roba e ci avete ragione anche voi. Allora, andiamo un attimino con Seraph come può andare. Squadra c'è un Battery, Nomad, Star Chris ci abbiamo con il Nomad, grande. E contro invece abbiamo Scorpion, dai, direttamente da Mortal Kombat. Vediamo cosa si può fare. Allora, Seraph ha l'Annihilator come arma, che è molto buona, però bisogna avere una buona precisione, cosa che io non sempre ho. C'è un cecchino, meno male che me lo sono ricordato che dicevano i cecchini. E come abilità tattica, se così si può definire, invece, ha una sorta di infiltrazione tattica, nel senso, la si piazza per terra, dopodiché ci si può spawnare intorno, ciao bello. Di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, che è un pochino più sicura come zona. Che non è male come... Come dire, accessorio, pezzo di equipaggiamento. Però nel senso c'è molto di meglio. Quindi secondo me il Seraph è una di quelle classi dove si può tranquillamente sostituire l'equipaggiamento dello specialista senza avere troppi problemi o senza avere addirittura delle perdite a livello di qualità. Allora adesso, nel senso, mettiamo un attimino qua il segnale tattico, che così poi spawniamo
qua vicino. In alcuni casi è buono, per esempio su controllo, su modalità obiettivi è veramente buono come pezzo di equipaggiamento. Tuttavia nella maggior parte è inutile barra non viene utilizzato correttamente. Quindi bisogna stare attenti appunto a come lo si utilizza. Adesso fammi salire qua per favore, grazie, prego, arrivederci. Qua intorno, ehi, hello, minchia, questo cecchino è bravo. Tra l'altro i cecchini sono molto soddisfacenti da utilizzare, ne ho utilizzato uno per due partite ieri su PT Mod e mi ci sono trovato veramente bene. Cioè lo sniping su questo gioco assomiglia molto a quello di Black Ops 2, quindi non è per nulla male. Ho detto questo che arma c'aveva il CR. Se avessi avuto il cecchino l'avrei preso in mano, due kill l'avrei provato a fare. Quello lì è il cecchino. Adesso se è furbo si mette qua dietro ad aspettarmi. È stato furbo ma non più di me. Dai, proviamo un attimino a utilizzare sto cecchino, vediamo com'è. Gli accessori ce li ha tra l'altro, quindi non dovrebbe ciccare. Però sono io che a ciccare quello lì, perché mi sono trovato quello davanti. Vabbè, cecchino lasciamolo per degli episodi in futuro quando mi sono già allenato bene. 6-2 per adesso. Dai, giochiamo bene, su. Adesso mi ci metto un attimino. Ehi, amico mio, il lanciarazzi non ti consiglio di utilizzarlo in un punto dove la gente si muove di solito. Non credevo fosse il cecchino. Come potete vedere, se sapete utilizzare il cecchino non è per nulla male. Dai, dammelo. Faccio la quota, raga. Nei miei sogni, forse, però nel senso. Non so usare il cecchino, sono scarsissimo. Con lo sniper. Compagno, coprimi. Non mi coprirà un tubo, ve lo dico io. Cecchini sono un pochino più avvantaggiati con il fatto che la vita è un po' più alta rispetto a Black Ops 3 su questo gioco, perché sono fatti per essere in modo che facciano comunque lo stesso danno che facevano prima. Però diciamo che adesso chi utilizza il cecchino si trova un pochino più avvantaggiato in quanto ha più vita. Ora non pusharmi, grazie, prego, arrivederci. Scusami, ho finito anche i colpi, quindi non potevo spararti col cecchino. Allora, togliamoci un attimo. Non so se conviene utilizzare il cecchino, soprattutto se voglio giocare decentemente. Questi mi tirano giù l'OV continuamente, sono dei cani ragazzi, sono dei cagnacci. Sono cattivissimi. Cos'è? Mina Seeker. Dai, compagno, te la tiro giù, dietro però. Gira. Vabbè. 10-4, sta partita la stiamo un pochino più cazzeggiando. Ma chi se ne frega, siamo qua per divertirci, raga, giochiamo per divertirci. Allora, qua ce n'è qualcuno, no? Andiamo avanti così. Comunque, mi avete chiesto come faccio a giocare con 6-6 di sensibilità dopo che l'anno scorso, cioè su Black Ops 3 in generale, ho sempre giocato con 9-9. Semplicemente mi sono abituato. Raga, non ci vuole molto ad abituarsi con la sensibilità su Call of Duty, posso garantirvelo, quindi veramente... State lì, l'ho utilizzato due volte su... Per favore. L'ho utilizzato due volte con quell'impostazione lì e vi ci abituate. Non ci vuole veramente quasi un tubo. L'avversario mica aveva l'UAV, raga. Adesso quello lì l'ho visto, aspettate un secondo che di qua ne viene sicuramente qualcuno. Stiamoci da qua. Compagno, l'hai preso tu quello lì dietro? Dimmi di sì, per favore. Bravo. Allora, dotazione speciale 54. Già che c'è Serafera quella di 54. Quella ogni how 54 lo muoli. Adesso. Compagno, qua ce n'è uno. Compagno, qua ce n'è uno. Io te lo dico, compagno. Poi tu dimmi che non t'ho avvisato. Quello che vuoi, ma io t'ho avvisato. Allora ne arriva qualcuno. No, però da qui sì. Da qui sì. Dovrebbe anche essere il cecchino, quindi... Sono scarso con l'annihilator, ragazzi. Sono scarsissimo. Ah, signori, quanto sono scarso con l'annihilator. Non lo utilizzo spesso perché, appunto, come potete vedere, non è il mio. Scusami, quanto spara veloce quel cecchino. Vabbè, stavo dicendo, non lo utilizzo spesso perché come potete vedere faccio delle smirate pazzesche con l'annihilator, cosa che con il Tempest non succede. Credo che sia per via della hitbox dell'annihilator in sé, che comunque non è mai stata un granché, me lo ricordo anche che su Black Ops 3 la gente si lamentava della hitbox. Però, boh, magari sono più semplicemente io, do la colpa alla hitbox quando in realtà è colpa mia. Comunque, sto cecchino qua, ma che si chiama? Bot, se non... no, Box RX. Miei complimenti perché lo so usare davvero bene il cecchino. Poi magari non stai facendo un ottimo risultato perché la squadra è più forte, però nel senso lo sai utilizzare bene, miei complimenti. Allora, adesso, di qua c'è qualcuno? Sì che c'è qualcuno. Sì che c'è qualcuno. Ti pare qua dentro non si mette nessuno. Pure il Nomad Camperone, ciao bellissimo, salutami casa. Comunque qua per terra c'era un Maddox. Che se trovo, eccolo qua. Vorrei provare perché il Maddox c'ha 4 colpi. Meno male che ho detto che vorrei provarlo e che non lo provo, perché con 4 colpi dubito di riuscire a farci qualcosa.
Ah, Lure, Lure. Cribio, Cribio, buongiorno a lei. Perché mi sono curato subito dopo? Devo starmene dietro e aspettare che arrivasse l'altra, che lì stanno spawnando. 22-8 non è un brutto risultato, però, ripeto, si può sempre far di meglio, ragazzi. Voi partite, quando giocate, anche se è una roba che può sembrare pessimismo, ditevi sempre che potete giocare di meglio, perché effettivamente è vero. E pensando così, giocherete effettivamente meglio col passare del tempo. Comunque, poi se volete farò un video con i consigli in cui come giocare bene, anche se effettivamente non è che sono tutto so anche il giocatore, però mi avete chiesto. Io comunque, come sempre, spero che ognuno di voi possa avere una buona giornata, una buona serata. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto effettivamente. E mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi se volete più vedere episodi del Road to Commander sul canale. Io, come sempre, come già detto, vi auguro una buona giornata, una buona serata. E a questo punto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. E caricamento, cos'è successo? Ci sei? Sta esplodendo? No.